che ci seguite da casa sulle frequenze di Rete 8 Sport, il canale 11 del Digitale Terrestre. Grazie a tutti quelli che qui a Silvi Marina ci hanno raggiunti in Piazza dei Pini. Facciamo sentire quanti siamo, cominciamo a scaldare le mani perché questo palco diventerà tra poco un palco immerso nella musica e nello spettacolo. Si andrà avanti ovviamente fino a tardi, ma contiamo su una numerosa presenza. Alle mie spalle vedete già schierato un gruppo che con la sua divisa da palcoscenico racconta qualcosa, ma prima di dare il via alla loro attività musicale qui sul palco vorrei capire se Lorenzo Valeriani nel suo studio sotto i pini è già pronto. Mi senti Lorenzo? Ti sento Maria Rita, buonasera a tutti, anche noi siamo qui in Piazza dei Pini leggermente defilati rispetto al palco centrale e devo dire la verità, l'atmosfera qui è davvero accogliente perché siamo sotto una meravigliosa pineta e con me ci sono due Francesco graduato alla mia destra, buonasera Francesco, e Francesco Scamurra alla mia sinistra, buonasera Francesco anche a te. Parleremo di sport, parleremo di calcio presentando quello che sarà il prossimo campionato di eccellenza, quindi andremo a sviscerare un attimino quello che è stato il calciomercato durante il periodo estivo e quello che sarà la stagione autunnale, non solo per quel che riguarda, ripeto, il calcio di eccellenza abruzzese che quest'anno forse come mai sarà ancora più accattivante per il numero di squadre che si sono rinforzate e che vorranno cercare la scalata in Serie D. Ci sentiamo più tardi, linea a te Maria Rita e saluto ancora i miei ospiti. Sicuramente buon divertimento, buona preparazione, soprattutto perché vi diamo un po' di tempo, grazie alla musica che su questo palco diventerà protagonista, per articolare la vostra ipotesi per la prossima stagione calcistica. Noi qui sul palco abbiamo un abbraccio importante da parte di un coro che ha superato il quarto di secolo, oltre 25 anni di attività, con grande passione, con grande divertimento. Hanno avuto la possibilità di viaggiare per tutta l'Italia, ma anche al di fuori dei confini nazionali, accolti da associazioni, da quelli che sono gli italiani all'estero, ma non soltanto. Hanno scelto di intitolare il loro lavoro, la loro attività, la passione musicale a padre Giovanni Lerario, un compianto sacerdote che era anche un artista molto apprezzato e che loro ricordano con grande affetto. Questa sera, come sempre, saranno diretti da Franco Costantini, che farei avvicinare perché è un volto conosciutissimo. Con lui parleremo anche a fine concerto, perché ora concentratissimo, ma io so che siete ben guidati perché avete una vostra voce che vi accompagna, una voce narrante che sarà importante per capire il percorso musicale e storico che farete da questo palcoscenico. Siamo a Silvi Marina, ma non ci sono solo abruzzesi davanti a noi, Franco, abbiamo tanti turisti, tanti appassionati e poi da casa ci stanno seguendo per conoscere ancora meglio i dettagli della nostra splendida regione. È un piacere chiamare qui sul palco e darle subito voce alla vostra e nostra amica Palma. Vieni pure, cara. Con un applauso, ovviamente, perché lei adesso diventerà un angelo custode per il coro e per il pubblico. A te. Ringraziamo la nostra straordinaria presentatrice e devo dire che sono un poco emozionata e contenta di essere qui con voi in questa splendida arena sotto le stelle. È un applauso di incoraggiamento e siamo qui per ascoltare questo magnifico coro padre Giovanni Lerario, che si esibisce anche con canti sacri nella nostra chiesa madre dell'Assunta, e sappiamo che il 15 agosto è la festa dell'Assunta qui a Silvi, e anche con canti della tradizione popolare fuori della nostra regione e fuori anche della nostra nazione. Quindi è un vanto per Silvi avere questo splendido coro. E passiamo subito allo spettacolo pieno. Chiamiamo il nostro maestro Franco Costantini, grande giornalista, filosofo, direttore d'orchestra, grande poliedrico. E il primo brano si chiama Gli Abruzz. E sono delle parole magnifiche. C'è una poesia nella nostra tradizione popolare, nella nostra cultura, veramente straordinaria. Io vorrei un attimino potervi leggere la traduzione di questa bellissima canzone.
Son salito al Gran Sasso e son rimasto ammutolito. Mi pareva che passo passo io salissi all'infinito. Che Turchino, come il mare, che silenzio, che bellezza. Pure Roma e iatru mare, l'altro mare, si vedevan da quell'altezza. Signore e signori, Iabruz, prego. Conosce tutte le fondanelle. Tutte le fondanelle si sono seccate. Povera amore me, more di sete. Com'è importante la tradizione culturale per noi, per ricostruire dalle nostre macerie. È importantissimo. Signori e signori, tutte le fondanelle. Prego, maestro. Thank you.
sono particolarmente affezionata. E allora siamo tornati qui alla Pineta di Piazza dei Pini a Silvi Marina, ci ha raggiunto anche Federico Cosenza, lo perdoniamo perché naturalmente la distanza è tanta. Buonasera, buonasera Federico. Buonasera a tutti voi e grazie per avermi invitato qui. Allora, abbiamo detto, campionato di eccellenza, Francesco Scamurra, quello terminato ha regalato tantissime sorprese, naturalmente principalmente per i Nerostella di Pratola che sono approdati in Serie D e poi fortunatamente per i colori giallorossi del Francavilla questo ripescaggio che ha permesso ad un'altra giallorossa di tornare in eccellenza, e cioè alla Miternina. Campionato meritato, qualche sorpresa in negativo, ma che cos'è che possiamo evidenziare della stagione passata? Lorenzo, sicuramente l'affermazione dei Nerostellati spicca su tutte. Io, parlando nei giorni scorsi anche con mister Di Marzio, ha candidamente ammesso che loro non erano partiti per vincere il campionato. Poi quella di Pratola è una piazza dove insomma si fa dell'entusiasmo, dell'aggregazione e della voglia di far bene la loro arma migliore, quindi si sono trovati lì e, grazie anche a calciatori esperti come Valente, Isotti, calciatori che già avevano calcato insomma campionati, terreni di campionati di Serie D, sono riusciti nell'impresa di salire. Se mi permetti, tra le squadre rivelazione della passata stagione io non dimentico l'Alba Adriatica e soprattutto l'ottimo lavoro che ha svolto mister Di Serafino, che poi insieme a Montani sono i due allenatori che hanno fatto le finali, i playoff, sono senza squadra. Quindi questo è un dato. Le stranezze del calcio, ma non solo in Serie A, ma succede anche nelle categorie come l'eccellenza. Sì. E la promozione, dove tanti allenatori, come hai detto tu, hanno fatto le fortune di determinate società e poi però durante il periodo estivo si preferisce cambiare, forse per trovare nuovi stimoli. Sì, sì, ma Di Serafino ha fatto un ragionamento fondamentalmente giusto. Lui ha detto dopo 3 anni l'allenatore, il suo ciclo è chiuso, più di quello la società non poteva fare, quindi scelta pienamente condivisibile. Resta il rammarico per lui insomma che si trovi senza squadra. Come posso dire, anche un altro allenatore che adesso ha trovato squadra, che è Fabio Iodice, che dopo 143 punti in 2 stagioni con il Paterno si è trovato esonerato e è rimasto a guardare per tutta la stagione. Dicevi del Francavilla, sì, sono contento perché il presidente De Vincentis aveva dato una parola, come ha detto la nostra redazione, a se stesso. Lui voleva in 3 anni 2 playoff regionali, una finale nazionale e poi l'approdo in Serie D. Una società che ha ceduto all'ingegner Candeloro senza debiti, una società sana, e adesso lui si è gettato a capofitto nell'avventura Lanciano. Ahimè, non è riuscito nell'intento di centrare il ripescaggio in promozione, però facciamo a lui un grosso in bocca al lupo per il futuro. Chiudiamo con la Miternina. La Miternina, dopo l'amara retrocessione in quel di Montorio, che tu conosci molto bene, è ripartita con rinnovato entusiasmo, con sempre l'obiettivo principale della società, che è quello di valorizzare i giovani del florido settore giovanile. Negli ultimi anni sono usciti ragazzi ecco come Mazzaferro, l'ultimo, che era ambito anche da società di eccellenza e qualcuna di Serie D. È stato corteggiato dal Chieti per tanto tempo, però alla fine ha scelto di rimanere in terra scoppitana, è rimasto Terriaca. Hanno perso purtroppo Ciro Carrato, però hanno guadagnato un mister esperto come Vincenzino Angelone, che insomma veniva da 4 campionati di Serie D con 3 brillanti salvezze e poi purtroppo nell'ultima stagione l'amara parentesi di Giulianova. Però credo che la Miternina insomma possa ritagliarsi il suo spazio quest'anno. C'è stata una squadra che ti ha deluso nella stagione passata? Cioè quella squadra che sulla carta ai nastri di partenza poteva recitare il ruolo da protagonista e poi invece pian pianino, stagione giornata dopo giornata, ha macchiato la stagione, non dico con una retrocessione, però insomma con un risultato sotto le aspettative. Guarda, io onestamente ero convinto a inizio della stagione scorsa che il Paterno avesse vinto il campionato, ero certo. Non eri l'unico. Ecco,
no. Poi non, dopo l'arrivo di Lucarelli, insomma con gli investimenti del presidente Di Gregorio e del DG Di Cicco, sono arrivati soprattutto nel mercato invernale calciatori importanti come Puglia, come Rosario Di Ruocco. Rosario Di Ruocco è un calciatore che al di là dei 10 gol che ha fatto in campionato ha fatto anche 17 assist decisivi per i compagni, come il Leccese, 10 gol, 7 assist. Insomma, la società anche per, insomma, ha sfiorato la Serie D con la semifinale di Coppa Nazionale in Sicilia, però naturalmente si aspettava qualcosa in più. È vero che tra fine febbraio e aprile hanno giocato qualcosa come 28 gare, tra, quindi magari e trasferte difficili anche con l'aereo, no? Sì, quindi insomma sì, non facile sicuramente il campionato del Paternò, che come diceva Francesco Scamurra ai nastri di partenza aveva tutte le carte in regola per centrare l'obiettivo Serie D. Non c'è riuscito nemmeno con la Coppa Italia Nazionale, ma sicuramente la società del presidente Di Gregorio ci riproverà anche quest'anno. È una sorta di scambio tra Paternò e Capistrello, no? Sì. Non solo gli allenatori, ma sto vedendo che anche molti giocatori hanno cambiato casacca in quel senso. Sì, cito Bolzan, lo stesso Leccese di cui parlavamo poc'anzi, Vinicio Paris. Si è riformata anche la coppia tra Fabio Iodice e Cesidio Palleschi, l'ex DS ed ex calciatore che Fabio Iodice aveva già avuto alle sue dipendenze. Capistrello è una di quelle piazze probabilmente più calorose dell'intero torneo di eccellenza. Conosco al pari della comunità rovetana, probabilmente San Salvo, tolte Chieti e Giulianova, quelle comunità calorose vicino alla squadra, e Fabio Iodice ha avuto il merito di ricreare questo entusiasmo grazie anche agli sforzi del presidente Francesco D'Amore. È tornato un dirigente di vecchio stampo come Eliseo Di Domenico. Insomma, la società si è ricompattata. Poi non va dimenticato che grazie al lavoro del duo Lancia e Tuzzi il Capistrello vanta un ottimo parco fuori quota, giovani tipo Pannecasio, tipo Giacomo e Stefano Fantauzzi, sono 2,99. C'è un altro ragazzo, adesso non ricordo il nome, è un 2001, schierato nella gara contro il Salto Cicolano del secondo tempo, che ha ben impressionato. Quindi il giusto mix tra calciatori esperti e giovani di prospettiva. Credo che il Capistrello possa essere la mina vagante del prossimo campionato. Non parte sicuramente per le posizioni di vertice, però può ritagliarsi il suo spazio. È una domanda che la settimana scorsa ho fatto a mister Di Fabio in quel di Martinsicuro. Per vincere il campionato di eccellenza, secondo Francesco Scamurra, c'è più bisogno di over esperti o di under promettenti? Perché spesso si punta sui giovani e si spende tanto a livello di rimborsi sui giovani, però poi non c'è quel giusto mix, no? Con gli over che fanno un attimino un po' da balia a questi ragazzi che devono crescere, che però, lo ricordiamo, con i tre fuori quota in campo, spesso l'under fa la differenza. Hai detto bene, l'under è croce e delizia di tutte le società, però vedendo anche un po' l'anno scorso, credo che servano innanzitutto calciatori che conoscano bene la categoria. Poi dipende anche dalla pressione che può mettere la piazza e soprattutto dalla capacità del calciatore di sopportare la stessa, perché non dimentichiamo, in piazze diciamo più grandi il ragazzo fuori quota spesso soffre proprio la pressione della gente, anche magari durante l'allenamento, che al campo ci sono 150-200 persone, arriva il tifoso un po' più colorito, insomma il ragazzetto può soffrire e mette un po' di pressione, certo, sì, un po' sì. Di ansia. In questo caso l'over esperto fa la differenza e sta lì, come abbiamo gli stessi nella crescita. Mi riallaccio al Capistrello, in questi giorni bella spalla, direi, sì, sì, spalla soprattutto affidabile. Perfetto, grazie a Francesco Scamurra. Poi naturalmente torniamo con qualche bella informazione, perché qualche chicca di mercato che è ancora vivo, ancora acceso, forse ce la potrai dare. Sì, dai, ci proviamo. Dai, ci proviamo, sperando di non essere smentiti, naturalmente. Alla mia destra, e cioè alla sinistra dei vostri teleschermi, Francesco Graduato, che sì, l'anno passato ha seguito principalmente le squadre del Teramano in eccellenza. Sì. Squadre del Teramano che hanno perso la categoria con Morro d'Oro e Virtus Teramo. È salita sulla Torrese, c'è il Montorio che compirà 21 anni di permanenza in eccellenza, e insomma
Martinsicuro, Alba Adriatica, è una provincia nutrita calcisticamente parlando. La domanda che ti faccio, innanzitutto se sei pronto per la nuova stagione e poi se c'è una favorita per Francesco Graduato o è ancora troppo presto? La favorita del prossimo campionato, le favorite secondo me sono naturalmente Chieti e Giulianova, che per blasone, per la rosa che è stata allestita, certamente vorranno recitare un ruolo di primo piano nel prossimo campionato. Le possibili outsider, il capistrello, sono d'accordo con quello che diceva l'altro Francesco Scamurra, che ha allestito secondo me un'ottima rosa con l'arrivo di Paris, di Leccese, reciterà un ruolo molto importante. Tra le possibili outsider mi sento di inserire anche il Montorio, quasi a sorpresa, che secondo me... È l'ultimo acquisto altisonante, no? Ibra, Ndiaye... Quello di Ndiaye è un acquisto importante, Ndiaye che praticamente è stato un uomo molto importante l'anno scorso nella salvezza del Penne, in 16 partite, 7 gol, tanti assist, tutti decisivi per trascinare il Penne a una salvezza che a un certo punto quasi sembrava sperata, certo, miracolosa da raggiungere. Quindi mi sento di inserire anche il Montorio, mi sento di inserire un'altra neopromossa oltre a Giulianova, la Torrese, che ha allestito fatto un gran bel mercato, che ha allestito un'ottima rosa, ha confermato in blocco la squadra che ha conquistato tramite i play-off la promozione nel campionato di eccellenza. Ha perso il bomber Torre, ma ha acquistato dall'altra parte in attacco un paio di elementi sicuramente molto importanti come Puglia e Torbidone, che in questa categoria di certo non scopriamo noi. Quindi mi sento di inserire anche la Torrese come possibile outsider. Credo Martinsicuro comunque... ed Alba? Perché l'Alba Adriatica ha un attimino un po'... L'Alba, tra virgolette, Adriatica... il problema di dover rispettare o di ripetere il campionato dell'anno passato. Sono cambiate tante cose, in primis l'allenatore, anche alcuni giocatori, però da quello che mi dicono, ad esempio, pare sia tornato alla base Andrea Capocasa, che attualmente ha un leggerissimo problema al menisco, però l'anno scorso ha frequentato e ha giocato nel campionato nazionale primavera a Pescara, quindi un elemento del genere in eccellenza, così inaspettato, un fulmine a ciel sereno, ma in positivo, può fare sempre la differenza. È tornato anche Calvarese ad Alba Adriatica, certo, che è un giocatore che ha calcato palcoscenici molto più importanti di quelli del campionato di eccellenza abruzzese. Dal mio punto di vista è un po' un'incognita per due motivi, innanzitutto perché è sempre difficile ripetersi. Ripetere un campionato straordinario come quello dell'anno scorso, scusami, non se è ti facile. Blocco, forse Di Serafino è andato via per questo? Probabilmente sì, lo diceva anche in precedenza Francesco Scamurra, probabilmente ha ritenuto che il suo ciclo ad Alba Adriatica fosse terminato lì, che non ci fosse la possibilità di fare meglio di quanto fatto in questi ultimi anni, e quindi la sua scelta probabilmente è stata dettata da questo motivo. Il secondo ordine di incognita che è rappresentata dalla Adriatica dal mio punto di vista è appunto la partenza di mister Di Serafino. Bisogna vedere come il nuovo allenatore riuscirà ad amalgamare la rosa che è stata allestita nelle sue mani e come riuscirà anche ad integrarsi con la piazza albense, che è una piazza comunque esigente, che negli ultimi anni ha sempre fatto ottimi campionati. Per quanto riguarda invece il Martinsicuro, credo che i colpi migliori siano quelli delle conferme dei giocatori che nello scorso anno hanno trascinato la formazione bianco-blu quasi alla promozione in Serie D. Mi riferisco per esempio al Bomber Maio, che è un giocatore che ambito da squadre anche professionistiche, che nello scorso campionato con i suoi gol ha portato veramente il Martinsicuro a un passo dalla Serie D. Se non ci fosse stata la sorpresa dei Nerostellati Pratola, probabilmente il Martinsicuro adesso alcune occasioni sprecate. Io ricordo un rigore contro il Cupello terminato sul palo che poteva portare in quella giornata a 5-6 giornate dal termine il vantaggio a più 4, se non erro, a più 5. Poi il pallone strano, no? Il pallone rotondo rotola e va a finire spesso nelle calcio, zone dove non si desidera. Quindi il calcio è strano. Io faccio un esempio: ho visto alla fine del girone d'andata, era l'ultima giornata del girone d'andata, il Francavilla, che in quella partita giocò sul campo della Virtus Teramo, poi retrocesse, vinse 5-0. Mister Montani parlò di una partita entusiasmante da parte della sua squadra. Un paio di settimane dopo Mister Montani fu esonerato, il Francavilla, che era campione d'inverno in quella giornata, cominciò un tracollo che poi l'avrebbe trascinato addirittura a conquistare i playoff all'ultima giornata, playoff poi persi,
sei reti poi meritatamente ottenuta tramite il ripescaggio, quindi in seconda. Davvero strano, forse un segnale dall'alto, no? Per gratificare Montani, che sotto l'aspetto tecnico e tattico non possiamo dire nulla. Ma certamente esonero non giusto, però l'esonero, naturalmente l'esonero lo dicono i fatti, lo dicono i numeri, il suo esonero non è stato giusto, così come non è giusto il fatto che in questo momento non abbia panchina. È uno dei tanti misteri del calcio che dovrebbero essere spiegati un po' meglio. Sì, poi naturalmente le scuciture che si celano all'interno delle società noi non le conosciamo tutte, perché sotto l'aspetto, ripeto, tecnico e tattico nulla da dire al lavoro di Fabio Montani. Però se una società così importante come Francavilla prende una decisione così importante, forse qualcosa è successo. Noi naturalmente cerchiamo di sapere un po' tutto per poi comunicarlo ai tanti appassionati, però più di tanto non possiamo, perché nel senso poi le mura societarie sono blindate più di ogni altra cosa. Federico Cosenza, naturalmente io voglio ricordare un po' a tutti che loro sono nostri ospiti, perché anche l'anno prossimo faranno parte della casacca con il numero 8 sulle spalle, quindi Rete 8 Sport. Ricordo il classico appuntamento, il ventennale con Abruzzo Gol, condotto da Tiziano Coccia. Mi dicono 19:45 ogni domenica, quindi sintonizzate il vostro decoder sul canale 11 del digitale terrestre per rivedere tutte le azioni, gli highlights commentati dai nostri ragazzi che sono qui. Dicevamo, Federico Cosenza, tu segui un po' la zona sud dell'Abruzzo, quindi San Salvo e Cupello per quanto riguarda l'eccellenza, ma fai anche qualche sortita per quello che riguarda la Vastese. Iniziamo un po', ecco, proprio dalla Vastese. Società solida, è stato richiamato mister Colavitto, sono partiti col piede giusto. Si rischia di ripetere l'errore dell'anno scorso, troppo entusiasmo all'inizio e poi col passare delle giornate un po' di depressione a livello sportivo? Allora, la Vastese è ripartita dagli errori che ha fatto lo scorso anno quando c'è stato l'esonero di Colavitto. Poi le cose non sono andate come sperate con il sostituito, con mister Favo. La Vastese riparte con una società consolidata, questo è un po' un anno, diciamo, se l'anno scorso è stato un anno di rodaggio, quest'anno dovrebbe essere un anno più importante per la Vastese, una Vastese che riparte richiamando Gianluca Colavitto, un Colavitto che ricordiamo è stato esonerato nonostante stesse facendo molto bene, e quindi questo è veramente... Quindi l'anno scorso l'anno dei misteri, no? Sugli esoneri e non solo, quindi ce lo conferma anche la Serie D con la Vastese. E dunque è una Vastese che riparte con tanti giovani e con qualche giocatore vastese, sicuramente Nicola Fiore, capitano, un giocatore che conoscete tutti quanti, insomma forse anche di categoria superiore, che ha avuto passaggi importanti all'Aquila, Chieti, Campobasso, in tante squadre, quindi la Vastese si affida al suo talento per ripartire, un Vastese doc. Con lui c'è anche un altro Vastese doc che è Stivaletta, che è tornato dal San Nicolò, un centrocampista davvero interessante, molto bravo negli inserimenti. Ecco, non sto a descrivervi i giocatori, però è una Vastese che è molto giovane. Bolami, il presidente, ha detto quest'anno voglio puntare su giovani vogliosi, su ragazzi che hanno grinta e cuore e che seguono questo progetto. Quindi questa è la Vastese di quest'anno. Una Vastese che è partita bene anche in amichevole con il Benevento, 4-2 credo, se non erro, spettacolare, è stata una bellissima partita con la Vastese che ha tenuto bene anche il campo, quindi insomma i segnali sono positivi. Manca ancora qualcosina a questa squadra, in settimana ci sono stati degli addii, sono andati via due giocatori, un attaccante e un difensore come Menna, però già sono arrivati altri giocatori, insomma è in fase di allestimento la squadra, una squadra che tra l'altro in settimana avrà anche un amichevole importante con una squadra di Serie A albanese allenata da Giuliano, l'ex Giuliano della Juventus, insomma, quindi è una Vastese che insomma è un anno particolare per anche sotto squadra. L'aspetto dell'immagine e del marketing, perché organizzare amichevoli con squadre più blasonate naturalmente spinge i tifosi ad andare allo stadio, anche se poi l'Aragona e i tifosi vastesi non hanno bisogno dello stimolo perché sono sempre presenti, però naturalmente incontrare una squadra di Serie A del campionato italiano ed una squadra che credo sia una delle migliori in Albania dà sempre degli stimoli diversi.
Parliamo del San Salvo e parliamo del Cupello. Cupello, tanti cambiamenti anche per impegni a livello di dirigenza di Lega per il presidente Di Francesco. È andato via il papà, cioè il mister Di Francesco, che però vedo che è sempre lì a fare da supervisor a tutto quello che riguarda Cupello. E quindi qualche novità ce la potrai raccontare. Mi dicono però che da San Salvo c'è qualcosa, qualche meccanismo che un po' si è inceppato. Che cosa è successo? Beh, allora partiamo dal Cupello. Per quanto riguarda il Cupello, è una società molto consolidata, è una grande famiglia e si punta tanto sull'aspetto etico dei calciatori, su farli crescere bene. Non a caso il Cupello ha vinto la Coppa Disciplina negli ultimi anni, quindi è una società che punta molto sui ragazzi. Quest'anno ha cambiato tanto, sono andati via tanti nomi importanti, soprattutto ex vastesi come De Fabritis, Tarquini, Marinelli, quindi è una società che sta cambiando, sta puntando su giovani, però è sempre ben organizzata. Quindi mi aspetto dal Cupello anche quest'anno un campionato, una salvezza tranquilla, e insomma questo è l'obiettivo. C'è stato un avvicendamento societario, come ben detto tu, perché Oreste Di Francesco non poteva, insomma, per conflitto avere il doppio ruolo. Avere, diciamo, il doppio così. Ruolo, quindi è in FIGC, è stato sostituito da Michele Mazzarella. E quindi insomma resta tutto in però famiglia. Diciamo un cambio societario in sinergia, nel senso non ci sono stati attriti o cose del genere. Ma è solo perché naturalmente il regolamento parla chiaro e non si poteva fare ripeto, altrimenti. Cupello è una grande famiglia, di attriti in società non ce ne sono, si stimano tutti, si vogliono bene tutti e le decisioni le prendono all'unisono, quindi è una società che sotto questo punto di vista, anche per i calciatori che vanno lì, trovano un ambiente giusto e si possono esprimere al meglio delle loro potenzialità. E quindi insomma, per quanto riguarda l'avvicendamento, sì, mister Di Francesco sarà la chioccia, diciamo, come hai ben detto tu prima, si occuperà insomma di tutti gli aspetti, soprattutto del settore giovanile, perché ricordiamo il Cupello vuole puntare molto, ha fatto degli accordi con il Foggia a sud e con il Pescara a nord, quindi punterà tanto per mettere in vetrine i propri talenti. Ricordiamone uno tra i più forti, che adesso ha avuto un contratto con l'Inter, e Lorenzo Peschetola, un ragazzo che è cresciuto sì. A Cupello e che poi è andato a Pescara, e da Pescara ha preso insomma il là. Quindi il Cupello c'è ed è pronto a ripartire. Situazione un po' diversa a San Salvo, dove c'è stato un avvicendamento societario l'anno scorso, ci sono stati dei cambi di allenatori, insomma quest'anno si riparte. Però c'è tanto lavoro da fare, si sta lavorando nel tesserare i giocatori, sono arrivati solo pochi tesseramenti fino a questo momento, diciamo dell'ossatura storica della squadra del San Salvo, quindi Daniele Izzi, che è un terzino sinistro, ha rinnovato, Felice Giuliano, che è un difensore, ha rinnovato, anche lui storico, Giovanni Luongo, ex Vastese, ex San Salvo, anche lui ha rinnovato, e si sta cercando di trovare anche altri giocatori. Tra le novità so che in settimana dovrebbero arrivare nuovi acquisti, perché il 16 la squadra tornerà ad allenarsi, e quindi con molti volti nuovi. Tra questi mi dicono gli addetti ai lavori che ci sarà un calabrese omonimo del nostro collega, che è un ragazzo molto interessante, e anche un portiere che viene da Genova, un 98, quindi la società si sta muovendo. Perché credo che in Abruzzo ormai Federico, e non so se gli altri colleghi lo possono confermare, un po' si è chiuso il cerchio, nel senso i giocatori si sono già accasati. A Cupello tra l'altro è tornato Alessandro Pendenza, che ho incontrato spesso in quel di Porto d'Ascoli, e mi diceva sì, Porto d'Ascoli una bella società, un bel campionato, però l'Abruzzo, l'eccellenza abruzzese è un altro mondo. È tornato un po' a casa, però credo anche allettato da quello che è il panoramica calcistico abruzzese. Sì, ma ripeto, per quanto riguarda Cupello è proprio una famiglia, i giocatori che sono stati lì e difficilmente si lamentano, proprio per come vengono accolti sia dal pubblico ma anche dalla società, ecco, quindi questo è. Per quanto riguarda il San Salvo si sta lavorando, io sono convinto che si ripartirà, c'è la volontà, sicuramente devono arrivare ancora tanti giocatori, la squadra è in fase di allestimento, l'allenatore è un allenatore nuovo, molisano, che conosce bene la categoria ma ha allenato principalmente in Molise, quindi vediamo cosa succederà. L'ex allenatore, che era Massimo Marinucci, ahimè ha fatto il salto in Molise, lui che è andato ad allenare una squadra di lì, insomma ci sono dei cambiamenti a San Salvo. L'auspicio della piazza, perché è una piazza importante, molto calorosa, è quella di ripartire e di fare un campionato sereno come
quello che è stato l'anno scorso e anche gli anni precedenti. Federico, in base alle squadre allestite che stiamo naturalmente sviscerando, è dura quest'anno, è dura rimanere in categoria perché mai come nel prossimo campionato le neopromosse reciteranno un ruolo da protagonista, quindi Chieti e Giulianova tenteranno naturalmente la scalata, scalata che non sarebbe una sorpresa come lo è stata invece con il Pratola Nero Stellati. Non c'è una squadra debole, non c'è una squadra materasso, cioè non c'è la possibilità di sbagliare. Domenica dopo domenica bisogna andare sempre a caccia dei tre punti, altrimenti il treno potrebbe sfuggire di mano. Sì, sarà un campionato difficile, molto livellato. Prima si diceva più importanti gli over o gli under. Io penso che siano fondamentali gli under, perché la squadra che ha degli under buoni, visto che devono giocare obbligatoriamente, fa la differenza in eccellenza come in Serie D. È certo che se ci sono giocatori di esperienza possono dare una grande mano, non solo per il nome che hanno o per la carriera che hanno fatto, ma sicuramente perché creano spogliatoio, danno sicurezza, danno certezze. Quest'anno sarà un campionato difficile, sicuramente Chieti e Giulianova stanno allestendo e hanno allestito delle squadre veramente importanti, ma ce ne sono altre che sono state già citate. Insomma, noi da Addetti ai Lavori ci aspettiamo un bellissimo campionato e cercheremo di raccontarlo nel migliore dei modi. E noi saremo presenti naturalmente non solo con i nostri microfoni, ma anche e soprattutto con le nostre telecamere, tra l'altro qui davanti che ci riprende, voglio salutare Mario Giacchetta che sarà uno dei nostri cameraman di fiducia per questa stagione, allora lo ringrazio non solo per questa sera ma anche per tutto l'autunno di eccellenza. Francesco Scamurra, prima a microfoni spenti parlavamo, no? Nel senso cercavamo di sviscerare quello che sarà il prossimo campionato. C'è un'altra neopromossa che ha tanta storia ed ha un allenatore in panchina che davvero di storia ne può raccontare tanta a livello calcistico, che è lo Spoltore. Sì. Società importante, gran bel mercato, l'ossatura già c'era, dove può arrivare? Lo Spoltore, secondo me, alla pari di Chieti, Giulianova, aggiungo anche la Torrese, è una seria candidata per il salto di categoria. Società, non dimentichiamo, ha acquistato 10 calciatori, gli ultimi tre di cui se ne parla, anzi no, l'ultimo è Natale, il difensore centrale. Sono andati oltre Mar Mediterraneo a prendere degli spagnoli abbastanza interessanti, certo, ci dicono. Sì, mi parlano soprattutto bene del trequartista scuola Betis Siviglia, soprannominato Paquito. Spoltore, non dimentichiamo che ha preso anche l'esterno ex San Buceto, sì, Alberto Nardone. Alberto Nardone l'anno scorso ha fatto 14 gol, meglio del suo record stagionale che fece a Pineto di 12 reti e soprattutto 10 assist. Una società seria, c'è grande sinergia, come parlavamo prima, tra il presidente e un generoso Sabatino Pompa, il direttore sportivo Di Marco, cito anche l'addetto stampa Costantino Spina. È una società strutturata, è una società che adesso anche per il settore giovanile ha stretto accordi molto, molto importanti, quindi è una società che guarda al futuro. Alcuni giorni fa proprio il tecnico Ronci diceva: puntiamo ad essere una società riferimento per il territorio. E quindi ruolo sicuramente da protagonista per lo Spoltore, anche perché con alla guida Ronci bisogna davvero aspettarsi le cose in grande. Ma io, Lorenzo, Donato Ronci, a mio avviso, insieme al tecnico del Martinsicuro Di Fabio, insieme a Fabio Iodice, allo stesso Tonino Torti. Ma ce ne sono tanti, sì, devo dire, perché abbiamo perso anche Lucarelli per quello che riguarda l'eccellenza, ma Pasqualino Di Serafino l'abbiamo detto. Non dimentichiamo il mister ex Acque Sapone, Giuseppe Naccarella, che ha provato ad Ascoli a curare la zona difensiva della primavera bianconera. Sì, che poi insomma il calcio che si evolve anche sotto questo aspetto. Certo, questo testimonia ancora la bontà e la qualità soprattutto dell'eccellenza abruzzese. Tornando a Naccarella, dico Naccarella con l'Acque Sapone negli ultimi 4 anni, miracoli, 4 salvezze, miracoli. Io scherzosamente al telefono quando parlavo con lui dicevo: alla rotatoria di Città Sant'Angelo lì è pronta la statua. È pronta la statua per Naccarella. Naccarella ex, cioè è vastese, eh? Sì, sì, assolutamente, assolutamente bianco-azzurro e vastese, non solo per questioni anagrafiche ma credo anche calcisticamente parlando.
casa, diciamo, a Giulianova. Oltre ad avere, insomma, una società seria, competente, oltre a Zirpolo e Di Francesco, cito il direttore sportivo Gabriele Liberatore, Denis Masci, lo stesso Sandro Cacciacrano, il presidente, ma San Buceto ha probabilmente quello che in Abruzzo ha solo il Pescara, ha la struttura. Certo. La cittadella dello sport credo che non abbia nulla a che vedere con l'eccellenza, ma probabilmente neanche con la Serie D. È una struttura di primissimo livello, piscine, palestre, mi sembra 5-6 campi, quindi ci sono tutti. È un villaggio sportivo che spesso fa la differenza, anche sì, perché secondo me è fondamentale far notare alle piccole leve, quindi ai pulcini, ai primi calci, ai giovanissimi, ciò che accade nel momento in cui si allena la prima squadra, perché non solo deve essere un esempio, ma soprattutto deve creare stimolo. Sì, sì, poi a San Buceto tengono molto a cuore l'idea di aggregazione, l'idea di appartenenza, quindi spesso si vedono anche la domenica durante i campi, tu Lorenzo saprai benissimo, entrare in campo i calciatori della prima squadra accompagnati dai certo, piccini dei primi calci, sì, o della scuola calcio. Questo va dato merito soprattutto alla società e ai tecnici competenti che operano all'interno della stessa. Perfetto. Francesco Graduato, allora Teramano ha un po' la punta di diamante che è Giulianova, che possiamo dire che forse con il Chieti sulla carta è quella che si giocherà fino alla fine la promozione. Dicevamo del Martinsicuro che qualcosa ha cambiato, l'ossatura bene o male è rimasta quella, con il solito Capitan Carboni lì in mezzo al campo a dettare le geometrie della squadra di Di Fabio, lì davanti Di Giorgio a destra, Molino a sinistra, Maio punta centrale, insomma fa paura. Ma qual è l'errore che non deve ripetere rispetto all'anno passato? Maio sicuramente è un assegno in bianco in questa categoria, i suoi gol li farà sempre e sicuramente trascinerà il Martinsicuro lassù in alto. L'errore, tante volte il calcio è fatto di episodi, dicevamo prima, il calcio di rigore sbagliato a 4-5 giornate dalla fine che se trasformato avrebbe trascinato il Martinsicuro in Serie D. Il Martinsicuro l'anno scorso è stata probabilmente una sorpresa, nessuno si aspettava una formazione in grado e capace di lottare per la Serie D fino all'ultima giornata. Probabilmente ha pagato un po' l'inesperienza e anche la pressione di un ambiente che a poche giornate dalla fine probabilmente stava spingendo per sì, ci aveva fatto un po' la bocca, ma come si dice in gergo. Sì. Probabilmente il pubblico di Martinsicuro è uno dei più caldi del campionato di eccellenza, è un pubblico che numeroso fa sentire il suo apporto, ma che magari nel momento di difficoltà può anche creare un po' di ansia nel giocatore certo, giovane, inesperto, che non è abituato a vincere un campionato, e questo magari l'anno scorso può aver tradito il Martinsicuro, soprattutto nella fase dei playoff. Il Martinsicuro che fu sconfitto a sorpresa nel derby di semifinale contro l'Alba Adriatica. Lì ci fu un gol, mi ricordo, contestato. Sì, ci fu un calcio errore, di rigore. Probabilmente un errore dell'arbitro, una direzione arbitrale dell'arbitro designato per quella gara che non fu il massimo, che non fu accolta in maniera molto positiva dal Martinsicuro e che probabilmente andò un po' a inficiare la stagione del Martinsicuro, però questi sono episodi che nell'arco di un campionato possono anche starci. Capitare. Fattore ambiente che può dare ulteriormente spinta al Giulianova, ma che può anche mettere in difficoltà gli stessi giocatori, perché naturalmente è una piazza che ha assaporato altri palcoscenici. E allora può accadere anche questo al Giulianova, certamente. Cercare dall'inizio di mantenere un equilibrio non solo all'interno del campo ma anche con i rapporti tra società, staff tecnico, giocatori e tifoseria. Partire bene sarà fondamentale. Se il Giulianova dovesse incontrare qualche difficoltà, soprattutto nelle prime giornate, la pressione del pubblico, che peraltro si è fatta sentire anche in queste ultime certo, giornate, con una contestazione abbastanza accesa nei confronti del presidente, che è stato accusato di non aver rinforzato a dovere la squadra, questa almeno l'accusa della tifoseria, potrebbe portare dei pericoli al Giulianova e potrebbe far incontrare alla squadra delle difficoltà maggiori rispetto a quelle che un campionato così difficile, quale il campionato che abbiamo appena illustrato, comporta.
Il prossimo campionato di eccellenza sarà un campionato difficilissimo, molto più difficile rispetto a quello passato, dove il livello medio delle squadre è molto più elevato. Basta pensare, abbiamo detto, sono salite dalla promozione Giulianova, Chieti e Torrese. La Torrese ha acquistato Torbidone e Puglia. Il Montorio, che ha fatto i play-out e si è salvato per il rotto della cuffia, ha comprato Ndiaye. Il San Buceto si è rinforzato tantissimo, quindi davvero non ci sono sì. squadre materasso, ma soprattutto le squadre che nello scorso campionato occupavano una posizione di bassa classifica, nel prossimo campionato sicuramente non andranno a fare quel tipo di torneo. Quindi le squadre che nell'ultimo campionato hanno fatto una stagione di media classifica dovranno tenere gli occhi aperti. Rimanendo, questo comporta anche delle difficoltà in più per il Giulianova, naturalmente, certo. perché partire male sarà una bella gatta a pelare. Un handicap da evitare. Parlando di ambiente, stavolta in senso positivo, può essere l'ambiente la carta vincente del Montorio 88, che per 21 anni, tra mille difficoltà, perché spesso si dice, no, quando si fa l'elenco delle papabili retrocesse, il Montorio è sempre lì, però poi più va in difficoltà e più gli allenatori, gli esperti dicono, guarda, può accadere di tutto, ma il Montorio non retrocede. Che c'è che noi non notiamo? Cosa c'è? Un qualcosa di forse chimico, qualcosa che c'è nell'aria? L'esperienza. Montorio si fa il passo lungo secondo quella che è la lunghezza della gamba, innanzitutto, ma soprattutto si conosce a fondo la categoria, si fa quel tanto che basta per portare la squadra all'obiettivo della salvezza, la conquista della salvezza. Bene, ringraziamo ancora una volta il coro Padre Giovanni Lerario di Silvi, maestro Franco Costantini, alla fisarmonica Giordano Deustacchio, un applauso perché è bravissimo, tutto il coro Rosanna Luzi, soprano, solista. E vi ringrazio tanto e... Sì, prego. Scusano. Allora, Palma forse non si sa.
aspettava di essere Santa, perdonami, non si aspettava di essere proiettata nelle case di tanti amici che ci stanno seguendo sulle 8, e ringraziamo ovviamente tutto il coro e anche la nostra voce narrante, la loro voce guida che li accompagna da diverso tempo, con un applauso naturalmente. Il maestro Franco Costantini, che ora può rilassarsi un attimo, vieni qui Franco, noi ci conosciamo da tanto tempo, perché lui è, come ricordava la vostra speaker poco fa, poliedrico. Vieni qui, altrimenti non riusciamo a inquadrarti per bene. Eccoti. Questo coro, dicevo all'inizio, ha più di 25 anni di storia e lo state rigenerando continuamente, perché ci vuole passione, ma ci vuole anche il cosiddetto vivaio. Eh sì, purtroppo quello è un po' scarso, non abbiamo una squadra primavera con noi, stiamo cercando di crearla, anzi approfitto anche questa sera per dire a tanti giovani, anche meno giovani, 30 anni, 40 anni, sono ragazzi ancora rispetto ai miei ragazzi, quindi potete venire e partecipare a questa attività, che è sicuramente un'attività che anche dà molte soddisfazioni. Noi andiamo continuamente fuori, adesso saremo in tournée nel Gargano a settembre. Non manca modo di viaggiare, di divertirsi, di esplorare, di conoscere e stringere nuove amicizie che poi portano a dei concerti, e voi in esterna rispetto ai territori comunali e loro da ospiti da ovunque vengano, gruppi italiani e anche stranieri, questo ricordiamolo. Ci vuole lavoro, ci vuole divertimento, ci vuole passione, però se non cominciate non potete sapere se l'attività del coro può piacervi o meno, giusto Franco? Certamente. Basta iniziare, poi ci si innamora facilmente. Queste ragazze e questi ragazzi sono 25 anni che ogni settimana il venerdì sera vengono alle prove. Le prove si fanno nella sala parrocchiale. Praticamente non mancano mai, lasciano tutto, la famiglia, perché? Perché si trovano bene, perché sanno di trascorrere un'ora anche culturalmente, diciamo così, diversa rispetto a tutta la giornata che invece si è presi nei fornelli con il lavoro, con i figli, eccetera, con le mogli, con i mariti. È un'attività che sicuramente aiuta ad essere, mantenersi giovani, sicuramente, ma aiuta anche a crescere dentro, ecco. Sicuramente poi non c'è soltanto il repertorio folcloristico, perché avete un repertorio decisamente ampio. Questa sera, per intrattenimento turistico finalizzato alla conoscenza della nostra regione, avete scelto di lavorare su questo tipo di programma. Prossimo concerto, lanciamo così un invito a tutti quelli che ci ascoltano? Beh, noi concerti ne facciamo, quindi in zona adesso non abbiamo concerti, ci stiamo preparando per questa tournée nel Gargano a settembre, poi faremo un concerto solito, concerto di fine anno con un'orchestra lì nella nostra parrocchia, e poi è prevista pure una partecipazione ad un festival all'estero, adesso non so se Budapest o Praga. Noi abbiamo girato tutta l'Europa comunque con questo gruppo, siamo stati a Vienna, Bruxelles, Monaco di Baviera, Barcellona, abbiamo fatto Praga, abbiamo fatto Varsavia, abbiamo fatto città tedesche e austriache, anche Ungheria e Budapest siamo stati diverse volte. Beh, ad maiore ovviamente Franco Costantini con tutto il gruppo locale. Hai detto che sono un po' cresciutelli, no? Sono vintage, dinamicamente vintage, assolutamente. Poi speriamo di avere un rinnovamento continuo. Grazie a te, grazie a tutti voi, grazie anche a Santa che è stata preziosa, così come il maestro alla fisarmonica. Io vi lascio liberi, perché così potrete rilassarvi un momento e godervi anche la serata. Il palco alle nostre spalle si è nel frattempo magicamente trasformato, mentre attendiamo il defluire del gruppo corale, che è piuttosto abbondante e numeroso, ma è bello che sia così, con l'applauso del pubblico che è presente qui in Piazza dei Pini a Silvi Marina. Noi siamo ancora in compagnia delle telecamere di Rete 8, siamo questa sera su Rete 8 Sport, canale 11 del digitale terrestre. Questa nota che avete sentito provenire da una tastiera elettronica non è molto folcloristica, ma c'è un motivo, è un fa, mi scusi maestro, non ero attenta, mi sono distratta. Vedete, alle mie spalle qualcosa è cambiato. Si stanno preparando per regalarvi un'altra zona musicale, un tuffo nel tempo, dalla musica folcloristica tipica della nostra regione, con testi poetici che raccontano vicende a volte amare, a volte così un po' più leggere e goliardiche. Andremo a incontrare le canzoni di un artista che è molto amato ancora oggi, scomparso
in età ancora giovane, ma le sue canzoni sono ancora oggi proposte da tantissimi altri artisti. Ecco, io lo vedo qui, è pronto, emozionato anche lui, perché Lucio Battisti è quello vero, voi non lo sapete, ma l'avevamo praticamente ibernato e poi lo abbiamo recuperato. No, a parte gli scherzi, il gruppo tributo Prendila Così, che ci regalerà ovviamente le canzoni. Tu vai tranquillo, puoi anche usare il mio per il momento per parlare, poi per cantare chiediamo quello che preferisci. Allora, ti chiamo Lucio o ti chiamo Paolo? Lucio, parlo con Lucio, quello vero. Chissà quante domande vorrebbero farti i fan, caro Lucio, perché tu sei sparito che avevi 50 anni, sono pochi per andarsene, per un musicista è troppo poco, ma hai lasciato tanti ricordi. Allora, intanto buonasera, grazie Silvi. Silvi riabbraccia praticamente un idolo che a Silvi in qualche modo ha lasciato un segno, perché le canzoni cantate da guarda. Ah, è qui. Saluto intanto tutti gli amici che ci seguono. Ciao. Le canzoni cantate da Lucio hanno avuto un grande maestro che a Silvia è di casa. Non più di qualche anno fa c'è stata una cerimonia, tra l'altro condotta da me e Germano D'Aurelio in arte in Duccio, per la cerimonia, dicevo, che aveva in qualche modo riconosciuto a Giulio Rapetti in arte Mogol la cittadinanza onoraria. C'è stata una bellissima serata, ci sono stati diversi appuntamenti. Mogol, Battisti, Silvi sono, diciamo, un triangolo perfetto, perché lo stesso Mogol ha scritto tra l'altro una canzone conosciutissima, celeberrima, che è Viale degli Oleandri, dedicata proprio a Silvi. Quindi il rapporto tra questi straordinari artisti e questa cittadina che ci ospita questa sera è un rapporto solido, sicuramente molto stretto. Cosa dire, Mogol ha trascorso gli anni più belli della sua infanzia e della sua adolescenza qui a Silvi, tant'è che recentemente in un'intervista, recentemente, qualche tempo fa. Intanto ricordiamo che Battisti è morto a settembre del 98, e in occasione del premio Ivan Graziani, perché diciamo che l'Abruzzo non è una terra così sconosciuta come diceva Francesco Petrarca, scusate, come diceva Giovanni Boccaccio di là dagli Abruzzi. L'Abruzzo era una terra nobile che, tanto per capirci, soprattutto negli anni del Novecento ospitava artisti importanti, non bisogna andare molto lontano. Francavilla è stata la patria della cultura mondiale con il Cenacolo d'Annunziano, ma non voglio andare così lontano, voglio solamente dire che in questa circostanza, in occasione del premio Ivan Graziani, che ricordiamo ha suonato con Battisti in circa 10 LP, gli ultimi LP di Lucio Battisti sono stati suonati solo da Ivan Graziani, un altro grandissimo teramano, straordinario musicista. Proprio in quel frangente Mogol rivelò in qualche modo, credo a Germano D'Aurelio, che la canzone del sole, che è sicuramente il testo ma soprattutto il brano estivo che ha fatto innamorare, secondo me anche responsabile della crescita demografica italiana dagli anni 60 in poi, quella canzone è stata pensata, scritta, concepita e in qualche modo ambientata a Silvi. Credo che sia uno spot meraviglioso per questa bella cittadina, ma soprattutto è uno spot meraviglioso per la costa abruzzese, che a mio avviso resta uno dei punti più belli d'Italia, perché ha una parte sabbiosa, una parte rocciosa, come non si trova in nessun'altra parte. Scusate, ma l'Abruzzo e la costa abruzzese per me resta un punto di grandissimo livello affettivo ma anche estetico. Si vede che è innamorato della sua terra, ma è giusto così. Allora, un passo avanti, verifichiamo che sia tutto pronto, perché noi tecnicamente credo che abbiamo proceduto in maniera abbastanza veloce, perché la gente ama i ricordi. Hanno tolto la chitarra. No, la stanno accordando. Arriva. Mai lasciare un musicista chitarrista senza la sua chitarra. Però vedi cosa fa il successo, hai anche l'accordatore personale. Assolutamente. Come le grandi star. Ma Lucio Battisti era una star, un po' introversa, un pochino orso se vogliamo di carattere, però ha saputo raccontare moltissimo con quella voce così particolare, così strana. Sì, diciamo che quello è il Battisti pubblico, c'è un Battisti privato che poi ha avuto modo di in qualche modo conoscere attraverso le testimonianze di Alberto Radius, che ho ascoltato recentemente, lo stesso Maurizio Vandelli, che invece mi hanno parlato di un Battisti completamente diverso, forse un filino tirato, nel senso molto attento alla gestione del patrimonio, però molto
socievole, molto, molto attento e molto aperto, quindi ci sarebbe da fare anche un lavoro di recupero da questo punto di vista. Battisti è sparito perché non dimentichiamo che c'è stato un tentativo di rapimento del figlio e quello ha un po' allontanato l'artista dalle scene pubbliche, però resta sicuramente il più grande innovatore, uno straordinario rivoluzionario della musica italiana, perché prima di Battisti c'erano quelli che venivano dalla scuola del bel canto, cioè si cantava, c'erano Luciano Taioli, Claudio Villa, che in genere chiudevano con un bel di petto. Quando è arrivato Battisti è cambiato anche il modo di fare la canzone italiana e sicuramente il rhythm and blues, il rock, il blues sono stati contaminati con la grande tradizione della musica leggera italiana grazie a Lucio Battisti. Io credo che il pubblico sia impaziente di ascoltarvi, credo che siate tutti pronti, non dovrebbe mancare nulla. Voglio solamente dire che siamo i Prendila Così, una tribute band di Lucio Battisti da circa 10 anni sulle scene. Se vi piace, abbiamo una pagina Facebook, magari un bel like. Prendila Così, Lucio Battisti, tribute band di Lucio Battisti, dateci un bel mi piace, come mi piace da sempre Maria Rita Piersanti, che è bella, brava, intelligente e simpatica. Fatele un applauso. Troppo buono, Lucio. Grazie a te, grazie alla tua band, io mi defilo perché voi siete pronti. Prendila Così. Non vorrei,
tempo corro e faccio presto. Allora siamo pronti, buonasera, prendila così, faremo un bel viaggio negli anni 60-70 con le note, sulle note di questo straordinario artista e sulle parole, sui versi che sono vera e pura poesia di Mogol, che come dicevo qui a Silvi è di casa, cioè gli spetta di diritto un posto e anche un pizzico d'orgoglio silvarolo. Io per parte, sapete, sono molto legato a questa bella cittadina, e quando vado fuori, portiamo il nostro spettacolo fuori, non perdo occasione per dire che insomma Silvi in qualche modo mi appartiene, e perché appartiene al mondo, appartiene a uno spot meraviglioso che anche Mogol ha saputo fare di questo posto fantastico, sempre più bello. Grazie Silvi. Allora stiamo naturalmente sistemando le ultime questioni tecniche. Vi dicevo che c'è un bellissimo discorso che noi portiamo sempre nelle piazze. Vi ricordo gli anni, per esempio gli anni 60, gli anni 70, che non dimentichiamo hanno sicuramente qualificato in modo particolare questo punto del territorio. Silvi non ha ospitato solo Mogol, qui sono passati grandi artisti, erano gli anni del Kursaal, chi ha qualche anno in più se lo ricorda, ma anche nei paesi vicini non eravamo proprio così dimenticati dal mondo. Che so, mi viene in mente Roseto degli Abruzzi, il logo di Roseto degli Abruzzi è stato disegnato niente poco di meno che da Gino Paoli, cioè qui passavano, che so, mi viene in mente Pierpaolo Pasolini ha scritto uno straordinario reportage sul nostro territorio, Pescara e tutto il territorio abruzzese di quel tempo, cioè eravamo più bene, sono stati in tanti che hanno cantato il nostro territorio, ma proprio perché si corre il rischio in qualche modo di dimenticarlo, noi avevamo una risorsa che era in tutto in questo titolo della canzone, di una canzone conosciutissima. Buon divertimento. Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai, poi uscire insieme a lei, ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finire. Thank you.
telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui. Accidenti, che farò? Quattro amici troverò, ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come te. Da quando ci sei tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Acqua azzurra, ma merda vera, merda. Sono le 4:30 ormai, non ho voglia di dormire. A quest'ora cosa vuoi? Mi va bene pure lei, ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Acqua azzurra, acqua chiara, ma quanta bella, guarda, 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 guarda. Eccoci qui tornati dalla Pineta di Piazza dei Pini, Acqua Azzurra, Acqua Chiara, insomma la canzone che ci sta bene in questo periodo, anche perché il caldo che ci ha accompagnato in questi giorni mette voglia di un tuffo nelle acque dei mari abruzzesi, che come sempre lo vediamo qui di fronte a noi. Prima le telecamere hanno fatto un giro verso il lungomare di Silvi Marina, c'è tanto traffico. Io direi che poi una birretta noi quattro ce la facciamo tranquillamente, se siete disposti. Allora, completiamo il giro che abbiamo iniziato prima con Federico, e cioè quello relativo ai 5 cambi, a questa novità che fa anche compagnia all'altra novità, che è un po' più di colore, diciamo così, e cioè quella dei numeri di maglia che i giocatori potranno avere dalla prima all'ultima giornata. Quindi maglia fissa, e naturalmente a me viene in mente il 10 della maglia di Francesco Totti, no? Quando parliamo di numeri fissi e di numeri importanti, Francesco lo sa, ma anche lui da buon tifoso milanista ha goduto di tanti numeri 10 rossoneri. Allora, 5 cambi, tu come la vedi? Abbiamo ascoltato prima Federico, insomma qualcuno ha gioito, altri invece hanno un po' storto la bocca. Io sono tra quelli che gioiscono, perché con 5 cambi credo che si possa dare la possibilità soprattutto ai ragazzi di mettersi in mostra. 5 cambi, quindi qualcuno diceva ma questo andrà a favorire soltanto le squadre più blasonate, quelle con la panchina lunga. Io non sono d'accordo. Secondo me è una regola che va a favorire tutti, perché i ragazzi così hanno l'opportunità e in un certo senso vengono anche responsabilizzati. Quindi io sono pienamente favorevole. Allora, Scamurra è favorevole. Con Francesco Graduato invece, sempre a microfoni e a telecamere spente, perché naturalmente la linea era verso il palco centrale, Francesco evidenziava quella piccola difficoltà che può nascondere questa nuova regola, e cioè
l'eventuale errore da parte delle panchine, perché poi l'abitudine naturalmente deve essere un po' rodata, no? Io sono un po' bastian contrario nella vita di tutti i giorni e sono bastian contrario anche sotto questo aspetto. Non mi piace l'introduzione dei 5 cambi per il mondo dilettantistico, in particolar modo per il campionato di eccellenza, innanzitutto perché aumenta la confusione in campo, ma potrebbe aumentare la confusione anche per gli allenatori nella gestione della rosa. È capitato non molto tempo fa di partite che sono state cambiate, il cui risultato è stato cambiato. Sì, credo, con il 3-0 se non ricordo male, a Sapone San Buceto, se non ricordo male. Sì, nel cambio degli under, e questo con 3 cambi. Con 5 cambi le difficoltà potrebbero aumentare di molto nella gestione delle rose per gli allenatori. Quindi io, il mio timore è questo, il mio timore è che gli allenatori possano correre di più il rischio di sbagliare cambi tra under e quindi di andare incontro alla sconfitta a tavolino. Il mio dubbio è questo. E poi lì, insomma, c'è bisogno non solo della lucidità dell'allenatore, che durante le partite e quindi durante la domenica può andare via via a scemare, perché naturalmente la tensione e l'ansia da prestazione per il risultato possono generare errori. Lì ci vuole una panchina che con l'accompagnatore classico, chiamiamolo ancora così, col foglietto in mano, deve tenere d'occhio il tutto, perché davvero c'è molto più lavoro per gli allenatori, molto più lavoro da fare. E ci ricolleghiamo a questo discorso parlando anche della categoria arbitrale. L'anno scorso ci sono stati dei problemi, ma credo che questo accada un po' ovunque dalla Serie A. Ci sono dei problemi in Serie A, quindi figuriamoci se ci possono essere in eccellenza. Però principalmente, diciamo, bilancio positivo, dai. Sì, bilancio positivo, certamente gli arbitri abruzzesi sono giovani e devono crescere, lo stanno facendo molto in questi ultimi anni sotto la direzione degli attuali vertici federali abruzzesi. Devo essere sincero, io sono soddisfatto da parte delle prestazioni degli arbitri abruzzesi. Pensi che quest'anno possa essere un campionato difficile anche per loro? Perché naturalmente giocare all'interno di strutture calde, quindi come lo stadio di Chieti, come quello del Fadini di Giulianova, abbiamo detto prima del Fronte Tronto, i tifosi del Martinsicuro, insomma ci sono realtà importanti. E lì ci vuole non solo la bravura, ma anche il carattere del direttore di gara. Ci vuole bravura e carattere, ma queste sono le esperienze che forgiano di più gli arbitri. Gli arbitri abruzzesi sicuramente non possono che beneficiare dalla presenza di piazze importanti e blasonate come Chieti e Giulianova. Di certo arbitrare dentro lo stadio Angelini, che ha vissuto il palcoscenico della C1, arbitrare nel palcoscenico dello stadio Fadini di Giulianova è certamente un'esperienza che tempra il giovane arbitro. Eh sì, e quindi c'è bisogno, e naturalmente noi l'invito che facciamo ai tanti tifosi e soprattutto alle società è anche quello di accettare il minimo errore, perché noi naturalmente a livello giornalistico lo dobbiamo raccontare e qualche tiratina di orecchie la dobbiamo fare, però rimane pur sempre un gioco, sembra una frase fatta, retorica, però davvero è così. D'altronde sbagliamo anche noi, no? Quando facciamo i pronostici, oppure ci avventiamo nel dire quel giocatore è forte, quel ragazzo merita, e poi alla fine dell'anno veniamo smentiti. Sì, sono d'accordo con te Lorenzo, poi ricordiamo che la categoria arbitrale negli ultimi anni come media età si è notevolmente abbassata, quindi spesso sui campi la domenica incontriamo ragazzi di 20-21 anni che insomma si trovano di fronte a calciatori esperti, cosiddetti volponi, che spesso e volentieri cercano, se ne approfittano. Vabbè, ma è anche tra virgolette giusto, ci sta, no? Sì, nel senso, sì. Un po' di furbizia nello sport e soprattutto nel calcio deve fare da contorno a questo meraviglioso sport che per me naturalmente, penso per tutti voi, è il più bello di tutti. Federico, parlando sempre di arbitri, la crescita delle donne all'interno di questo movimento, hai notato qualche elemento che pian pianino può scalare le classifiche per quel che riguarda le direzioni di gara, oppure bisogna ancora lavorarci su? No, quella delle donne è una piacevole sorpresa, e devo dire che
nella mia esperienza qua in Abruzzo ho visto sia guardalinee che direttori di gara davvero preparate. A volte c'è un po' di diffidenza quando le si vede entrare in campo, soprattutto da parte del pubblico, però poi molto spesso si viene smentiti, quindi anche questa è una barriera che è stata abbattuta e devo dire in Abruzzo con grandi meriti e ci sono delle ragazze interessanti. E tra l'altro devo dire che sta crescendo anche il movimento calcistico femminile e questo fa piacere a tutti noi. Naturalmente c'è da lavorare anche lì perché l'indole è diversa rispetto al maschietto, però è anche vero che c'è bisogno del massimo impegno e io farei un appello alla federazione affinché si possano agevolare queste nuove iniziative, soprattutto per quel che riguarda il calcio femminile. Francesco Scamurra, prima mi dicevi che ci sono dei movimenti perché naturalmente le liste di trasferimento non sono chiuse, sorprese dietro l'angolo, e mi accennavi di un papabile nuovo arrivo in quel di Mignanico. Sì, no, in effetti già è stato concretizzato, si tratta del giovane Manuel Di Muzio, parlavo l'altro giorno con il direttore sportivo Tacconelli, ha detto, essendo andati via De Leonardis e Damiano, ha detto questa è una scommessa, un ragazzo giovane, classe 90, che lo scorso anno con la casacca del San Giovanni Teatino in prima categoria ha realizzato 30 reti, poi aveva già calcato i campi di promozione con la ex Torre Alex, un ragazzo che si è messo in mostra, volenteroso, è una scommessa. Il Miglianico punta anche sui ragazzi, è una di quelle squadre che molto probabilmente lotterà per mantenere la categoria, quindi agli esperti Marfisi ed altri ha aggiunto questo. Insomma, deve mettere un po' di fieno in cascina per cercare, soprattutto all'inizio, perché poi molta differenza verrà fatta dai punti di inizio stagione, quindi credo che le squadre un po' meno attrezzate cercheranno di mettere subito benzina, subito lo sprint sulle gambe per cercare di trovare punti salvezza, perché poi arriva quel periodo critico, gennaio-febbraio, quando si rimischiano le carte, quando si riapre il mercato e il tutto cambia le sorti di un campionato difficile. Sì, Lorenzo, tu conosci bene questo campionato e sai che sino alla settima, ottava giornata i veri valori non escono fuori, quindi le squadre che insomma dovranno lottare per mantenere la categoria cercheranno di partire forte e poi insomma alla lunga cercare il più possibile di tenere. Questo negli ultimi anni, poi il campionato di eccellenza è stato proprio la dimostrazione tangibile di quello che dicevamo poc'anzi, quindi sarà sicuramente un'annata spettacolare che vivrà sulle ali dell'equilibrio come negli ultimi 2-3 anni, prima con Avezzano e Paterno, l'Avezzano vince il campionato per un punto, Vastese e Paterno, la Vastese vince per un punto, e l'anno scorso i Nerostellati, quindi insomma è un campionato che chi vincerà, vincerà per poco, altresì chi perderà, perderà per poco. E se non ricordavo male, se la memoria non mi inganna, Michele Bisegna al 51esimo fece perdere il campionato al Paterno, sì, sì, o fece vincere il campionato alla Vezzano. Sì, io ricordo che a Pescina, in fu l'apoteosi. Sì, già festeggiavano, qualcuno aveva già aperto lo spumante, anche lì purtroppo con il buon Fabio Iodice non riuscì a centrare il successo, anche se nonostante, va ricordato, quell'anno il Paterno fece 70 punti, andando a ricontrollare tutte le classifiche in Italia, quell'anno solo due squadre fecero meglio in tutta Italia, meglio del Paterno. E quindi insomma è tutto dire, le sorprese sono dietro l'angolo, ma noi, lo ripetiamo ancora una volta, le accettiamo ben volentieri. Allora cambio adesso il giro, parto da Francesco Graduato, poi vado da Scamurra e poi vado da Federico Cosenza. A Francesco chiedo, c'è un giocatore visto l'anno scorso che secondo te avrebbe meritato la Serie D ma è rimasto ancora in eccellenza quest'anno? Tanto non si offende nessuno, lo possiamo dire. È una domanda un po' complicata, mi coglie un po' di sorpresa. Ci faccio pensare un pochettino e torno da te? Oppure me la dici così, me la spari immediatamente? Mi prendo un attimo di pensarci. Io se metto in difficoltà i miei interlocutori sono contento. Allora vado da Federico Cosenza, vediamo se lui mi sa dire se c'è un giocatore che immaginava già in categorie superiori. Io
parlo per quello che ho visto dalle mie parti, diciamo. Mi è dispiaciuto tanto l'anno scorso quello che è successo a Vito Marinelli. Sì. Vito Marinelli era la Vastese, quindi era in Serie D, non ha avuto modo di esprimersi. È stato lì fino a dicembre, poi il cambio di casacca è andato a Cupello, grandissimo campionato per lui, a dimostrazione che è un ottimo giocatore e secondo me lui potrebbe giocare in Serie A. E poi quest'estate la sorte, credo per una partita di beach soccer, insomma è successo quello che non si augura mai a nessuno, però insomma Vito è forte anche caratterialmente, non solo tecnicamente, saprà riprendersi. Il tuo preferito invece? Io sono 3 anni che lo dico, un calciatore che meriterebbe almeno la Serie D è Lorenzo Farindolini, centrocampista dell'Arenato Curiangolana, che è un calciatore che ogni qualvolta lo vedo rimango impressionato e chiedo a me stesso, questo ragazzo come può ancora giocare in eccellenza? Mi riallaccio a quello che diceva Federico Cosenza, Vito Marinelli. Vito Marinelli è un calciatore che l'anno scorso 13 partite, 12 gol. Insomma, parlano. Ha detto tutto lui. Parlano i numeri, ce ne sono tanti altri. Sicuramente quest'anno non mancheranno elementi importanti per garantire alle squadre di categoria superiore di buttare un occhio all'eccellenza, perché l'eccellenza abruzzese è sempre fonte di ispirazione a livello calcistico per la Serie D naturalmente, ma anche e soprattutto per le categorie superiori, le professionisti. Per quanto riguarda l'eccellenza, poi si vede anche nelle fasi nazionali dei playoff, le squadre abruzzesi arrivano sempre in semifinale, quindi questo dimostra anche la bontà e il livello alto del campionato, che secondo me a livello italiano è secondo a quello campano e a quello pugliese. Sì, anche se io l'anno scorso ho avuto un'ottima impressione dal Fiumicino, che contro il Pineto ha offerto delle ottime prestazioni, però poi insomma fortunatamente per noi è andato avanti il Pineto fino al raggiungimento della Serie D. Io non so se Francesco Graduato ci ha pensato. Mi è venuto in mente il nome, mi sarei aspettato molto di più da Stefano De Giglio della Virtus Teramo, sì, che è un giocatore che ha fatto l'esordio in Serie C1, ha giocato in Serie D con presenze, l'esordio a Teramo, ha fatto la Serie D con presenze e gol a San Nicolò. Mi sarei aspettato molto di più l'anno scorso da parte sua, mi sarei aspettato che sarebbe salito in cattedra, che avrebbe trascinato la Virtus Teramo verso la salvezza. Così non è stato, adesso credo che sia ancora con la Virtus Teramo in promozione, mi aspetto che prima o poi esploda. L'ultimo era la previsione, 2 anni fa Andrea Capocaso al Adriatica, l'anno scorso Virtus Teramo, Domenico Maranella, l'under, la promessa del prossimo campionato, quello che arriverà primo nella classifica ufficiale. Altra bella domanda. Ci vuoi pensare ancora? Questo devo essere sincero, mi coglie un pochino più impreparato sulla questione degli under, conosco poco il mercato giovanile. Perfetto, dico Cosenza, così vediamo se andiamo da Scamurra. Secondo me questo è l'anno della consacrazione di Davide Mazzaferro della Miternina. Ecco, Quest'anno lì ti volevo. È l'anno zero, o la va o la spacca. Quindi per lui si potrebbero aprire le porte della... Sì. San Salvo invece c'è un giovane pronto già. No, sto aspettando perché lì manca la squadra, quindi aspettiamo che arrivano questi giovani. Sono fiducioso perché il direttore generale Meuccio Di Santo ha parlato di giovani interessanti che arriveranno, e quindi aspettiamo. Quindi aspettiamo nuove sorprese. Allora, un campionato, l'abbiamo detto, affascinante. Io ricordo sempre l'appuntamento alle 19.45 ogni domenica con Tiziano Coccia, che è naturalmente il capitano dell'eccellenza abruzzese della nostra emittente su Rete 8 Sport, con Abruzzo Gol e tutti i servizi. Naturalmente ci saranno i nostri. Non so se ci farà compagnia anche qualche collega del sesso opposto. Io naturalmente spero sempre di sì, perché oltre alla professionalità l'uomo ha bisogno anche della questione estetica, no? Per godere delle nostre puntate. Cioè, che dici Francesco? Sono pienamente d'accordo con te. Su questo credo che il giudizio sia unanime anche per Francesco
Federico. E allora noi siamo in chiusura per quello che ci riguarda, tra qualche istante passeremo la linea al palco centrale con il tributo a Lucio Battisti. Per quello che riguarda il nostro appuntamento sportivo, vi do l'appuntamento, scusate il gioco di parole, a domani sera alle ore 22, sempre qui da Piazza dei Pini a Silvi Marina. E allora ringrazio Francesco Graduato. Grazie, che rivedremo sulla nostra emittente domenicalmente. Mia sinistra Francesco Scamurra, grazie Francesco. Grazie a te Lorenzo, sempre gentile. E a Federico Cosenza, che sicuramente ritroveremo durante grazie l'anno. A voi, grazie a tutti. Grazie mille amiche ed amici di Rete 8 Sport. Ci vediamo come sempre sul canale 11 Rete 8 Sport, la prima emittente sportiva, quella che ama il calcio, quella che ama lo sport. Buonanotte. Le bianche non sembrano più, ma le nostre aspirazioni al buio filtrano, tracianti luminose li abitano più. Grazie.
mi sono alzato, mi sono vestito e sono uscito solo per la strada. Ho camminato a lungo senza meta, finché ho sentito cantare le mele, finché ho sentito cantare. Canzone fumo ed allegria, io ti ringrazio sconosciuta compagnia, non so nemmeno chi è stato a darmi un fiore, ma so che sento più caldo. Grazie, vedo tanti amici che poi saluterò. Questo è un brano un po' particolare. Prego, assistente. Non mi ero dimenticato, ci sarà sicuramente un momento in cui io farò un ringraziamento speciale, ma certo al comitato organizzatore della Festa dell'Assunta, per chi volesse contribuire con un'offerta, c'è una postazione che è da quella parte lì. In quell'angolo lì della piazza ci sono volontari, vi potete, anzi è il caso di sostenere queste, se mi fa girare un po' tutto, questo è il, come si dice, è il programma? No, io pensavo il flyer, come dicono quelli che parlano bene. Conosci me, la mia lealtà, tu sai che oggi vivrei per onestà. Conosci me, il nome mio, tu sola sai se è vero o no che credo in Dio. Che ne sai tu d'un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura d'essere preso per mano, che ne sai? L'amore mio, che ne sai di un ragazzo e roccia ormai, che sfidava tutte quante le sue pene, il tempo, la sincerità per rubare la sua virginità. Adesso tu lo sai, davanti a me davanti a te ci sono io.
conosci me. Che ne sai tu di un viaggio in Inghilterra? Che ne sai di un amore israelita? Di due occhi sbarrati che ti hanno detto bugiardo è finita. Che ne sai di un ragazzo che ti amava, che parlava e niente sapeva, e pur quel che diceva chissà perché chissà, adesso è verità davanti a me. A gentile richiesta avrei dovuto presentarla, ma credo che questa canzone, come tutte le altre che faremo questa sera, ha bisogno di pochissime presentazioni. Però c'è un gruppo di amici che arriva da lontano, da molto lontano, che mi ha chiesto questo brano e per loro cambiamo volentieri scaletta. Li saluto. C'è un motivo che non posso dire perché siamo in diretta su Rete 8, anzi ringrazio la troupe, ringrazio tutta la bella famiglia di Rete 8 con la quale ho lavorato per tanto tempo, i cameraman, i registi, gli organizzatori, gli editori, la redazione che ci seguono, ma soprattutto i tanti che ci seguono qui e ci seguono da casa, che saluto in modo particolare. E questa canzone è dedicata a tutti quanti quelli che sentono e seguono Rete 8. Passava e quell'uomo gridava gelati, al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre, rivedevo i suoi vestiti, il più bello era nero coi fiori non ancora appassiti. Su amore
coraggio di vivere quello ancora non c'è. I giardini di marzo si vestono di nuovi colori e le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori. Camminavi al mio fianco ad un tratto dicesti rumori. Se mi aiuti son certa che io ne verrò fuori. Tutte le donne facciamo questo virtuale, sentito, partecipato omaggio floreale. Vediamo se lo gradite. Fiori rosa, fiori di pesco, c'eri tu, fiori nuovi, stasera esco, un anno di più, stessa strada, stessa porta, scusa, se sono venuto qui da stasera, da solo non riuscivo a dormire, perché di notte ancora bisogno di te. Posso stringerti le mani come sono credendo treni, no, non sto sbagliando mia, dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che noi non siamo stati lontani, dimmi che ieri. Scusa, credevo proprio che fossi solo, credevo non ci fosse nessuno con te. Oh, scusa tanto se puoi, signore.
cuore, chiedo scusa anche a lei, ma io ero proprio fuori di me. Io ero proprio fuori di me quando dicevo posso stringerti le mani. Come sono freddo e più treni, no, sto sbagliando via. Dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che è vero. Grazie, bravo, mi piace, eh? Lo so, però deve essere qualche parente, bravo, dei miei. Sì, sì, diciamo, sono parenti, lo so. Grazie. E siccome spesso alla mia età si corre il rischio di dimenticare qualcosa, prima che io possa dimenticare qualcosa vi dedico questa, così sicuramente non la dimenticherò. Come ti vorrei, come ti vorrei.
La prossima è una canzone che dedico a Silvi e a tutti i Silvaroli. Io in parte mi sento, ve l'ho già detto, una canzone che Silvi deve avere nel proprio DNA, e questa è una canzone proprio per questo, che sia chi è di Silvi che non è di Silvi questa sera canterete con me. Bionde trecce gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, le arance ancor più rosse. Thank you.
grazie. Questa canzone è l'eterno dubbio, soprattutto dei maschietti, è un dubbio irrisolto e che mai si risolverà. Lo chiedo ai maschietti, quando risolveranno questo dubbio me lo dovranno comunicare, vi lascio il numero di telefono. Prendila così, Tribute Band di Lucio Battisti, pagina Facebook naturalmente. Dove vai quando poi resti sola? Il ricordo, come sai, non consola. Quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa in un tempio. E da allora solo non farne più a guarirmi chi fu. Ho paura a dirti che sei tu. Ora noi siamo già più vicini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Come può scoprire oggi? Dormo già le distese a me.
Grazie. Sai pure come mi chiamo. Allora, volevo dire due cosine così al volo, so che contro la volontà della band, però io insomma in qualche modo questa cosa la devo dire. Sapete che tanti hanno scritto di Lucio Battisti, c'è un amico particolare di Lucio Battisti che è Pietruccio Montalbetti, che è uno dei leader dei Dick Dick, che ha scritto un libro, Io e Lucio Battisti, bellissimo tra l'altro, molto simpatico, per cui racconta proprio l'arrivo di Battisti a Milano, ma racconta, spiega un po' la genesi di una canzone che è famosissima, che sentirete, e racconta un po', ci spiega come nasce. Mogolla aveva questo giro di amici che in genere si trovavano tra Como, Molteno, insomma a nord di Milano, per trascorrere il fine settimana. Tra loro c'era un architetto, questo architetto era fidanzato con una ragazza di Milano. Mogolla aveva visto questa qui che non le era sembrata tanto, allora dice: ma tu sei fidanzata ancora con quella lì? Dice: sì, ma sicuramente, ma è proprio quella lì bionda con gli occhi azzurri? Sì, ma quella che incontro sei sicura? Guarda che mi sa che, no, guarda, ci metterei la mano sul fuoco. Tu, Enzo, la mano sul fuoco ce la puoi mettere? È la sua? Allora la dedico a lui. Francesca non ha mai chiesto di più, chi sta sbagliando son certo sei tu. Francesca non ha mai chiesto di più, perché lei vive per Francesca non ha mai chiesto di più, chi sta sbagliando?